Bianco, giallo, verde, blu. Prenditi cura del mondo anche tu. È lo spettacolo di sensibilizzazione per bambini e ragazzi voluto dall'SM sulle tematiche dell'ambiente e della raccolta differenziata. Il progetto è ANCI con AI e fu finanziato anche l'anno scorso, uno dei pochi del centro-sud ad essere finanziato completamente con la compartecipazione dell'azienda municipalizzata. Noi, come sempre, questo è il secondo anno, facciamo questa iniziativa grazie a un finanziamento con AI che ci dà la possibilità di sensibilizzare l'infanzia, i bambini, i ragazzi. Ragazzi, questo spettacolo nasce con l'organizzazione di Sonia Fiucci e la collaborazione del Teatro dei 99, uno spettacolo tutto rivolto ai bambini dove gli attori innanzitutto andranno a spiegare che cos'è la raccolta differenziata, che cos'è la plastica, che cos'è il ferro, che cos'è la carta, il cartone e di modo che sperando che cresceranno generazioni future migliori di quelle purtroppo, ahimè dobbiamo dire attuali, che troppo spesso ci vediamo abbandonare rifiuti un po' in tutto il territorio aquilano, ma non è un problema solo dell'Aquila, è un problema nazionale, io direi, forse anche mondiale. E quindi noi attraverso questo sistema appunto sensibilizziamo i ragazzi e quindi generazioni future. Peraltro in questi giorni mi sembra che il tema sia molto molto importante a livello anche mondiale. Venerdì lo sciopero sulla problematica ambientale, partito dalla Svezia attraverso questa bambina di pochi anni, quindi speriamo che anche dall'Aquila possa partire un messaggio forte per tenere una città più bella, più sana, più pulita e quindi un mondo migliore. Uno spettacolo che non è solo uno spettacolo teatrale, come spiega il direttore artistico del Teatro dei 99 che ha messo in scena il progetto. Una lezione spettacolo in cui attori hanno spiegato ai bambini degli elementari queste tematiche e che ha riscosso molto successo tra i più piccoli, che hanno imparato e si sono al tempo stesso divertiti. È una lezione spettacolo che si innesta su una produzione che noi avevamo già iniziato a mettere in campo per la divulgazione delle buone pratiche della raccolta differenziata e ovviamente l'abbiamo tramutata in lezione spettacolo seguendo le indicazioni tecniche che ci ha fornito la SM.